signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno fantastico perché la nostra Bea... Che stai facendo tu? Io niente. Aggiusta la moci? Sì, le provare. Scrivete qua sotto nei commenti se secondo voi USA ci riuscirà ad aggiustare questa moto. Io dico di sì, ragazzi, perché con la macchina da 500 euro che vedrete nei video qua precedenti di USA, andatela a vedere, mi raccomando, ha fatto un lavoro fantastico. Quindi USA, meccanico top, perché però non ha mai aggiustato la mia macchina. Come mai? Quando ho fuso il motore. Qual è la tua macchina? Ah, l'Audi di mia moglie, l'Audi. Io essere meccanico solo per mie cose. Ah, ecco come funziona. Comunque, signore e signori, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi è un giorno fantastico perché la nostra piccola Bea è diventata grande, la nostra piccola Bea. È diventata grande e oggi, per la prima volta nella sua vita, ha avuto le sue cose. Quindi da adesso si prende il cazzo. Vero, Bea? Te ne frega un cazzo, amore. Ciao, piccola Bea, amore, vieni. Vieni, papà, sei diventata grandissima. Scrivete qua sotto se sapete cosa lava già sparo, se no ve lo dico io alla fica. Comunque adesso stiamo andando anche all'arena insieme a Moni e fratello Tech, perché dobbiamo comprare i pannolini alla piccola Bea. E perché non fare uno scherzo durante il grarreno, magari? Ma vediamo, visto che Tecla di ieri me ne ha combinati di tutti i colori, oggi io ne combino una. Quindi ci vediamo fra un po', ci vediamo dopo. Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti se vi piacciono i nostri video. E scrivete soprattutto, iscrivetevi al canale che è molto importante. Vaffanculo, vaffanculo, non fate un cazzo. Ciao, sono un cretino. Interrompo un solo minuto il video per ricordarvi che c'è una piattaforma online chiamata Instant Gaming, dove è possibile scaricare qualsiasi gioco per qualsiasi piattaforma a prezzi veramente convenienti. Ve lo consiglio vivamente perché ci sono delle opportunità pazzesche per comprare dei videogiochi a dei prezzi veramente incredibili, compreso il nostro GTA. Quindi per qualsiasi persona dovesse essere interessata a GTA, vi consiglio vivamente di comprarlo qua perché il prezzo è veramente basso. Ricordatevi sempre Instant Gaming e troverete in descrizione tutti i link per il canale, quindi mi raccomando, passateci, un bacione grande. Ti vuoi muovere ogni volta? Oh, mi hai diventata grande? Perde sangue dalla vagia spana? L'ho visto. Adesso la puoi mettere incinta? Noni? No, io. Ah, metti tu incinta, che tra cani almeno vedi che vi capite. Scemo. Amore, adesso è il momento di sanguinare tutta la figa. No, è il momento di comprare gli assorbenti per Bea. Stiamo andando, adesso andiamo al grarreno e gli compriamo gli assorbenti per lei e i pannolini per te. Quando Alve dice stiamo andando, vuol dire Tech, muoviti che ci devi portare tu. Mi posso cambiare? Ti puoi muovere. No, puoi muovere, a me non mi devi proprio rompere le palle. Grazie, scrivete qua sotto nei commenti se volete che metto una telecamera nascosta nella stanza di tecnologia per vedere il pene. Oh, Mani, la nostra piccolina è diventata adulta, lo sai? Sì. Sta perdendo sangue dalla bagia spana. Bagia spana. La bagia spana. Che, ma posso chiederti una cosa? Provo. Mi presti quella maglietta che voglio andare in giro a fare un po' di figure di merda? Anch'io. No, veramente. È orribile. Orribile. Sei terribile, noi. Cioè, ma tu, allora, vuoi crescere? Che c'hai ormai qualcosa. Sta perdendo sangue. C'hai quasi 40 anni. Comunque, fra, dai, guarda, la nostra bambina è diventata grande. Adesso può prendere l'uccello. Tu lo sai cosa succede adesso, fra? Che come gli finiscono le sue cose? Lo sai cosa succede? Che entra una sorta di calore. Tutti i cani maschi impazziscono quando la vedono, fra. Sì, perché l'hanno. Ti giuro, fra. Guardalo quanto è. Bea, andiamo. Andiamo, Bea, vieni. Vieni, ciao Bea, che è diventata grande, è diventata grande la mia bambina. Oh, adesso ti andiamo a comprare la cuccia nuova, i pannolini, e nel frattempo vieni a vederti la tua cuccia, amore, vieni. Guarda là la tua cuccia che è in costruzione e dopo domani sarà pronta la tua cuccia, eh. Dopo domani, papà, ok? Ciao, amore mio, ciao. Quindi ragazzi, adesso andiamo al grarreno e ci vediamo lì e magari ci buttiamo qualche scherzo anche in mezzo, perché no? Ragazzi, questo pezzo c'entra molto poco, però voglio dirvi che Tecnoid è probabilmente la persona che detiene il record di lavaggio di chiavi, il lavaggio di chiavi. Hanno perso il colore da quante volte sono lavati. Ma tu puoi dimenticarti le chiavi nella tasca, ma poi lo fai sempre. Sì, poi ti dici no, lo lascio di là. Sì, ma tu le hai spostate tu, le avevo messe lì io. Hai visto come ci diceva? Le ho messe lì, è colpa delle pulizie. Ah, no, è vero, però di solito le tocchiamo noi. Siamo sempre noi che le stiamo portando. Hai ragione. Allora, se entro 3 minuti non arriva l'aria calda, faccio la fine delle minute sulla spiaggia, zio. L'aria calda? L'aria fredda, non calda. Hai detto l'aria calda. Vuoi non mettere l'aria calda perché ti do uno schiaffo, eh? No, ma voi, ma come fai? Ma... Oh! Un incrocio era quello! Sei andato sparato! Ma tu mi insegni a me a guidare? Per favore, la fai rivedere al rallenti? Guarda che pericolosità! Oh, ma voi, ma come fai? Voglio rompere
spalle. Poi aia, mi ha tirato giù il telefono. Ma non si può fare. Shut up. Mi hai fatto male. Ce l'ho vista. Oh no, no, no. Giù il telefono, ma non si fanno queste cose. Ma poi tu non ho capito, sei veramente un bullo, lo fai con noi perché siamo più piccoli. Come siete più piccoli? Vero, lo fai con noi perché siamo più piccoli. In realtà perché siete più scemi, non più piccoli. Va bene ragazzi, adesso andiamo al negozio di animali che compriamo la roba per Bea e anche a mangiare. Il negozio per animali c'è? È qua, proprio qua. Adesso infatti là stiamo andando prima del Gran Reno. Perché al Gran Reno non c'è il negozio di animali, fra. Quindi andiamo prima al negozio di animali e dopo andiamo al Gran Reno. Ci vediamo fra poco. Ma c'è dov'è il negozio di animali? È qua, qua, qua! Proprio qua più avanti. Adesso lo faccio vedere io. No, perché se dici qua qua mi sembra una papera, non è che mi sei da comunicazione. Qua, qua, qua. Qua. Ti è piaciuto questo bacio meraviglioso? Eh? Ti è piaciuto? No. Questa l'abbiamo filmato per ricordarci. Aspetta, rallenta, 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 che potrebbe essere qua dentro. Potrebbe, è qua dentro proprio, sì. Ne abbiamo parcheggiato e mi chiede, dobbiamo scendere? Ma chiuso! Cioè, ma chiuso! Ma guarda che questo è tutto scemo, eh! Aia! Però è veramente figa sta maglietta, eh! Sì, adesso... A cagare al cazzo! Perché no, non li puoi dire così che è bruttissima, lui piace stare così. Quindi va rispettato come si veste. Ognuno si veste diversamente, lui è così, è giovane, quindi tu... Aia! Devi... Ma mi ha dato uno schiaffo! No, no! Non farlo, non farlo, fra, non farlo, Ciao! Ciao, senti, la mia cagnolina gli è venuto il ciclo. Avete qualcosa voi per il ciclo? Quale? Ok, non capisce niente neanche lei. Cioè, fa schifo. Io sono un nerd di prima categoria, se non sai chi è Goku e non ti piace Goku, sei un coglione. Godo, godo, grande! Vedi? Sei proprio un ignorante. È la numero uno, la commessa più bella che abbiamo mai conosciuto. Non capisci niente. Guardala, guarda, guarda cosa c'ha. Vedi? Sai chi è questo? Goku quarto livello. Bravissimo, almeno quello... Ma tu? Chi è? Questo qua. Questo. Dici chi è? Chi è? Dai. È Gohan. È Gogeta. Gogeta, Gogeta, è Gogeta. Lo sapevo che era Gogeta. L'ho detto Gogeta. Gogeta. Gogeta ho detto. Fra ti ha asfaltato. Mi ha asfaltato male. Mi ha dato male. Adesso mi perdo il mio sangue pure io da culo. Totalmente lo stretto. Allora adesso andiamo a prendere le cose per la nostra patatina, vabbè, andiamo, senza vai. Pensare a sti cos'è sta roba qua. Ma ci sono, esistono anche gli assorbenti? È un American Bully cucciolo. Cioè American Bully, appunto. Sì. Però è molto piccola, eh. Allora, dipende te come ti trovi più comodo, se vuoi usare il pannolino o la mutandina con le padding. Qual è quella che puoi sporchi meno possibile? Però ti tengo le palle. Beh, più o meno anche. Ecco, anch'io ne ho due da. Lui è da più o meno quanto pesi tu? Scusa, scusa. No, io c'ho un coglione nano. Allora, secondo me. Cioè, io ho fatto allora, per te. Insieme, per finire che vai dal 28 al 40 cm. Ok, sì, per me andrà bene. SM, lei magari S, ne va a posto. Sì, casomai se vedi che al prossimo gira tanto è per quello che ti ho voluto dare questo, perché la mutanda per me, io va bene. Però a parte quello, secondo me la mutandina usa getta, cioè ti rompi meno le scatole, anche okay, perché okay. Col pad. Quante ne devo prendermi una? Quanto dolce? Solito allora, un mese. Dammene un 4-5. No, prendine prima una, prendine poi vediamo una se è grande o piccola. Ah, ok. Perché okay, se vedi che è grande cambiamo poi. O se è piccola. Ok. Allora dammene una così e una piccola pure. Ma almeno c'ho già. Ma se poi è grande cosa faccio? Gli riporto la scatola chiusa. No, vai e ne prendi un'altra. Ma almeno ne ho una, ne ho una più piccola e una grande. Perché? Vai come ti pare. Stupido, stupido, stupido. Vabbè, dammi quella cosa. Sei già uno che non conosce il Gogeta. Ok, conosci questi Pokémon almeno? Sì, certo. Dai, sentiamo la cazzata, vai col primo. Allora, Pikachu. Non è Pikachu, lo so, è Mimikyu, lo so, lo so. Sì. Lo sapevo. Mimikyu. L'altro? È l'amico. L'altro è Hunter. È Hunter? Certo che ci ho giocato, i Pokémon sono la mia vita. Ma chi sono la tua vita? Bello, i Pokémon. Perché è chiaro, io conosco solo la prima stagione dei Pokémon, non tutte quante. Comunque, fra, devo dire una cosa. Ha detto 30-40 centimetri. No, dai 30 ai 46 centimetri, ma io l'ho chiesto per via, non per me. Vieni qua con me, ho visto una cosa. Vieni qua con me. Sì, l'ho visto la cosa. Questo.
ho visto una cosa, fammi vedere cosa hai visto. Faccio vedere una cosa. Vai, fammi vedere una cosa, vai. Tu stai facendo quella cucca, no? Che fa veramente schifo. So che questa è più bella di quella che hai fatto tu. Ma non è vero, perché la mia ancora non è finita. Ma sì, ma è in plastica, ma là dentro il cane ci muore, la mia è fatta in legno. Guarda quanto costa quello in legno. Guarda, porca tua. Meno. Ed è fatta pure benissimo. Ed è fatta pure benissimo. Se io ti dico, secondo me alla fine finirà che ti butterai via quella cucca e ne prenderai una qua. No, non butterai via, perché io prenderò quel legno, lo trasformo quello che serve al netto in bunker. Ah, tiè. Ho un'idea, facciamo così. Se viene fuori una merda, vengo a comprare questo. No. Prende su Amazon che costa meno e c'è una cuccia che è una signora cuccia. Guarda che io l'ho vista su Amazon, quelli in legno costano tanto, zico, no, sono 300-400 euro. No, ne ho trovata una fra che costa verso i 250, gigante con il balconcino, una roba assurda. Infatti quando tu stavi spendendo 300 euro in legno, tra le travi guardaci, ma che lo stava facendo? Bravo, non devo andare a comprare l'ultima roba, sì. Ormai il legno è diventato marcio, le devi prendere come questa. Per casa, per questa e per la casa. Ma muore di caldo il cane, poverina. Allora prendi una piccolina così. Così ci vuole per lei, poverina, la fai morire di caldo. Ecco, tieni, questa qua quanto costa? Ma puoi guardare quanto costa? Non ti deve fregare il costo, è per bere. Va bene. È possibile che ogni cazzo di video mi costa 300 euro a me? Va bene. 27 euro, perfetto, è bellissima, 27 euro. No, dormi così, dai, che si abitua. No, Fra. Deve farsi le ossa il cane. Ascolta, questo costa di meno. Però una cosa gliela voglio comprare alla mia bambina. Fra, gli compriamo Pigli? Perché no? Questa è per il divano, Fra. Qui si alza e va direttamente sul divano e non sporca niente. Questa è più bella, prendilo, bravo. Bravo. Aspetta, prendi la marrone, scemo. Perché è marrone? Così non si sporca. Bravo, tieni. Vai, quanto costa? Non facciamo finta di niente, non voglio vedere quanto costa, ma avete rotto i coglioni questo quanto costa. Boh, andiamo a casa, paghiamo tutto quanto. No, devo andare a prendere solo il mangiare, vai, l'ultima cosa che devo prendere. Vediamo, qualcosa di buono. Qualcosa. Io prendevo di brutto queste. Allora. Magari piselli e favetta. Dai, prendi quel che dico. Ayub che lo mangia lei, Fra. Ma non c'è qua quello di Ayub. Quello l'ha mangiato. Ma non c'è, Fra. Io gli prendevo queste di solito, gli scatoloni così di riso soffiato, e poi gli mettevo la carne trita fresca, quella gli piace al cane, porca Eva. Eccoli qua, erano gli alcanini grossi. No, questi sono i tuoi. Quali? Quella di Ayub, Fra, con più carne, fai buona. Questi sono quelli complessi. Tacchino, pappi, eccoli qua, guarda che belli. 15 kg, guarda. Queste vanno benissimo. Sì, va benissimo, Fra, puppi. No, quanti mesi è questo? No, sono giusti questi, te puppi, tacchino. Questa roba qua di. Ma smettila, prendi questo, quanto è che costa? 30. Vai! 15 kg, guarda per me. Ai, grazie, ma. Roba scadente. Meno male. Ma che scadente? Ma oggi siamo tutti tanti, pezzi di merda che non oggi siete altri. Vi odio proprio, guarda, vi odio. Oh, guarda come si trova bene nel suo habitat. No, Fra, ti ho detto che si trovi bene. Sto guardando il video di Dick Noi. Bravo, lui sì che è un vero fan. Grande, bro. Lui sì che è un vero fan. Guarda cosa gli ho fatto questo sacco, vieni a vedere. Guarda che ho visto già il tuo video. Guarda, no, non è il mio video, guarda. No, ho visto il tuo video l'altro giorno. Vedi quel montante che l'ho dato? Quello pensa se ti arriva adesso. No, fa male. No, ti prego, fa male, ti prego, fa male. Ti prego, fa male. Se ti arriva qui, ti vedere solo dove. Ti entra da qua e ti esce dalla spalla sopra. Fegato, la milza. Multitasking. Trova questo peso. Vieni. Quasi ci vuole aprire la macchina, sto cretino. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ti vuoi muovere, è deficiente. Grazie, multitasking. Bravo, ragazzo, vai. Madonna, è là la macchina, là. Porca Eva, te quanto pesa. Sto soffrendo, te. Dai, apri. Aia. Muoviti, scemo. Apri il frigo. Prego, apri. Apri il frigo. Il bagagliaio. Oddio, come. Oh, Fra, questa cuccia è veramente bella. Moni l'ha scelta veramente bella, Fra. Bene, ragazzi, ci vediamo a casa. Mi mettiamo la mutandina e poi finisce il video così. Andiamo. Ladies and boys, siamo arrivati a casa e c'è la nostra piccola Bea. Dove sei? Bea. Ciao, amore. Ti abbiamo preso tutto, amore. Così puoi entrare in casa oggi. Mi dai una mano per caricare la roba, Tech, per favore? Vieni, Bea, guarda a vedere cosa c'è. Vieni a vedere cosa c'è, guarda. Guarda qua, patatina, vieni. Vieni qua, patatina mia. E niente, non si apre mai. Bea, guarda.
Questa è la tua nuova cuccia. Hai visto, Bea? Questa è la tua nuova cuccia. Queste sono le tue nuove. Metti tutto qua dentro. Porca Eva. È grosso, ma non gli hanno fatto. Minchia quanto pesa. Non gli hanno fatto neanche una maniglia. Non gli hanno fatto, mi si sta mostrando la spalla. Guarda lì che patong gigante che ha adesso. Veramente una patata gigante, ragazzi. Abbiamo le chiavi per entrare, ragazzi? Non hai le chiavi, Fra? No. Veramente, zio? Entriamo dalla finestra. Che finestra? Di là. Vabbè, intanto gli metto la mutandina. Tieni. Allora, Bea, vieni qua. Prima cosa, ricordati che queste servono per la pulizia della vagina, non per essere sparsi in tutto questo prato meraviglioso. Vieni, Bea, vieni qua. Allora, vieni qua. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è pulire la Bernardina. Vieni qua. Madonna, come gonfia, zio. Ma te l'ho detto, eh. Madonna, ma è gonfissima, Fra. Eh sì. Guarda come è sporco. Ok, e poi vieni qua, amore. Aspetta, pulisci ancora, pulisci ancora. Ma basta, oh, che cazzo devo fare? Il bidet io devo fare. Eh certo. Ma fa culo. Oh? Aspetta. Guardala come gioca. La coda va in su. In che senso va in su la coda? Vedi, c'è un buco? Ho capito, ma... Allora, questa va giù sicuramente perché c'è l'assorbente qua. Beh. Ok, allora va così. Bravo. Ferma, Bea, ferma. Bella bambina mia, via. Ferma. Stai ferma. Via. Ma ce la fai o devo fare io? Fra, non ce la faccio. Ti alzi in piedi, seduto, in piedi. Vai a far culo. Stai ferma. Ehi, ferma. Niente. Ma se non ce la fai, Fra, ferma, lo faccio Bea, io. Bea, ferma. Sì, ma mettila di schiena, ignorante. Ha ragione zitto. Quella commessa, sei veramente un ignorante. Fra, mi ha dato quelle piccole, vedi? Te l'avevo detto di prendere quelle più grandi. No, è perfetta quella. Ma che perfetta. Vai. Ma che perfetta, Fra, non ci entra neanche. Mi tieni che la faccio io. Aspetta, sto facendo. Bravo, la devi mettere così, a pancia in giù. Ferma, Bea, stai ferma. Ma hai mai messo dei pannolini? Mi ricordo qualcosa. Bravo. Secondo me è piccola. No, è giusta. No, è piccolissima, Fra. Ma proprio piccolissima. È M quel coso. Piccolissima, Fra. Ferma! È piccolissima, Fra, sono piccolissima troppo, guarda. Si chiude. Fammi fare a me, tieni. Non si chiude neanche. Tieni qua. E tieni. Oh, tieni! Un attimo, finito! Ma che hai finito che c'è tutta la coda messa male? Tieni qua, Fra, tieni qua. Sono piccole. Tieni qua! Un attimo! Bea, basta! Bea, basta! Così, capisce che non stiamo più giocando. Si calma. Ok, perfetto. Allora, ora bisognerebbe capire il verso. Eccolo qua il verso. Poi, prima di tutto, andiamo a prendere la coda e la ficchiamo qua. Hai visto adesso come ferma? Perché se tu le fai credere che è un gioco, lei rimarrà a giocare. Perfetto. Facciamo così. Poi, secondo me sì, è così. Mettiamo questo un pochino più. Guardala, Fra, che come mi scappa via. Comunque forse sono un po' piccole. Ah, davvero? Meno male. Voilà. Bea, basta. Forse sono piccolissime, Fra. Bea, vieni qua. Due, regà, mi sta scappando. No. Tienila ferma. Ok, bravo. Ok, perfetto, così. Bravo, vieni così. Io sono tuo padre. Devi stare ferma. Quando ti dico io sono tuo padre, sono tuo padre io. Ehi. Ferma, Bea. Ci mettiamo i pannolini prima. Messo di qua. Non ci sta, Fra. Ci sta. Ehi. Io non ho capito, ma come fa a fare la cacca poi? La fa qui dentro, Bea! Ma che cazzo dici? Sì. Scotch, ragazzi, scotch. Fatta in scotch. Come lo scotch? Scotch e via. Aspetta, girala. Guarda che non riesci. Girala. Vai, Bea, stai su. Stai su, Bea. Non ci riesce, poverina. Ok, fatto. Pannolino messo. Vai.
Vieni. No, ma è troppo stretto, eh. Amore, ma che te l'ho messo là dietro? Poverino. No, Bea, non te lo togliere. No, non lo togliere, è Bea. È troppo piccolo. Poverino, la mia prima. Bea, no. Non lo togliere. Ma non è che al contrario? Non lo so. Amore. Sto morendo. Poverino. Cosa secondo c'è? È troppo piccolo. Cosa c'è, bambina mia? Ma guarda che fine che ti hanno fatto fare. Vai in giro twerkando, fra, guarda. Tom, 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 tom. Guardalo. No, fra, deve stare un altro molto più grande. Se lo sto dividendo, guarda, sono tolto solo. Te la sei tolta? Ascolta, gli è venuto a prendere uno che è più grosso. Adesso useremo le mutande e mettiamo dentro l'assorbente nella mutanda. Mia moglie domani mi porta le mutande di Chloe, perché noi abbiamo sempre messo le mutande di Chloe. Ah sì? Sì. Allora. Beh, amico. Se l'è tolto, eh? Che roba. Va bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Domani andiamo a comprare sicuramente quelle più grosse. Ricordatevi di scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di sta maglietta di merda dei Technoid. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Vi amo ragazzi, direttamente dalla stream. Ciao. Ciao.